Mario Colepardi, presidente della ENCO, ed oggi vi parlerò del calzestruzzo a ritiro compensato, che è basato sull'impiego di un prodotto chiamato agente espansivo, cioè di un prodotto che espande per idratazione, compensando il ritiro igrometrico che si manifesta negli ambienti insaturi di vapore quando l'umidità relativa è inferiore al 95%. La parte che viene presentata nel video è disponibile nelle pagine da 361 a 365 del capitolo 21 della sesta edizione del libro Il nuovo calzestruzzo. Gli agenti espansivi sono fondamentalmente di due tipi. Il primo tipo è basato sull'impiego di ossido di calcio oppure ossido di magnesio ottenuti per cottura rispettivamente dal calcare e dalla dolomite. I due prodotti devono essere cotti a temperature relativamente elevate, diciamo sopra i 1000 gradi, perché altrimenti reagirebbero con l'acqua immediatamente quando il calzestruzzo è ancora plastico. La reazione dell'ossido di calcio con l'acqua per diventare idrossido di calcio o dell'ossido di magnesio con l'acqua per diventare idrossido di magnesio produce un'espansione che è appunto capace di compensare il ritiro se avviene in un calzestruzzo indurito, il quale, se armato, si porta in uno stato di precompressione. Il secondo tipo di agente espansivo è basato sulla formazione di etringite. Esistono vari modi per produrre l'etringite come agente espansivo. Quello maggiormente usato è il solfo alluminato tetracalcico 4DCAO3AL2O3SO3, che in presenza di calcio e gesso reagisce con l'acqua e forma etringite. A differenza dell'espansione dell'ossido di calcio e di magnesio, l'etringite richiede 6 giorni, cioè circa una settimana, per completare la sua espansione. Quali sono i parametri che possono influenzare la velocità del fenomeno espansivo? Sono fondamentalmente due. Il primo è la granulometria. Inerti fini con una grande superficie a contatto con acqua reagiscono rapidamente, mentre inerti agenti espansivi più grossi hanno una minore superficie di contatto con l'acqua e richiedono più tempo per espandere. Inoltre, nel caso degli agenti espansivi a base di ossido di calcio e ossido di magnesio, si può modificare la velocità di espansione mediante la porosità di questi granuli, che può essere regolata dalla temperatura di cottura del materiale. Più alte sono le temperature, maggiore è la sinterizzazione favorita e quindi più denso è il materiale e più lenta è la reazione di espansione. Quali sono i parametri più importanti che influenzano l'espansione? 1. La composizione del calzestruzzo espansivo, che è sotto la responsabilità del produttore di calzestruzzo. 2. La modalità di stagionatura raccomandata, che deve essere messa in atto e che è sotto la responsabilità dell'impresa. 3. La percentuale di armatura metallica come contrasto all'espansione, che è sotto la responsabilità del progettista. Per quanto riguarda l'agente espansivo ossido di calcio, è molto interessante l'effetto sinergico con un additivo chiamato SRA, che è l'acronimo di Shrinkage Reducing Admixture, che in italiano vuol dire additivo riduttore del ritiro. In presenza di SRA si verificano due fenomeni. Uno, quello atteso, la riduzione del ritiro dopo aver raggiunto il massimo di espansione.
2. Un aumento dell'espansione dell'ossido di calcio, che è un fenomeno inatteso. Approfitto dell'occasione per invitarvi ad iscrivervi alla newsletter della EncoSRL.it per rimanere informati sugli eventi del sito.